Nelle prime 20 giornate di campionato spicca un dato particolare che vede primeggiare saldamente il Pescara. Le sostituzioni all'intervallo, ben 24. La media dunque è di poco più di una partita. Andando ancora più nel dettaglio, si scopre che queste 24 sostituzioni hanno interessato 13 partite. Dunque, quando Zdenek Zeman decide di intervenire, e lo fa spesso, visto che solo in 7 gare di campionato non ha operato sostituzioni all'intervallo, lo fa in maniera massiccia, con quasi due avvicendamenti di media. Le gare con Sestri Levante e Spalla hanno avuto il loro massimo con 3 sostituzioni, ma spesso il Boemo ne ha cambiati 2, contro Arezzo, Vispesaro, Torres, Recanatese, Rimini, Olbia e Fermana. Una sola sostituzione contro la Juve Next Gen all'andata e al ritorno, Pontedera e Cesena. A soli fini statistici facciamo anche notare che in ben 8 casi non ci sono stati effetti sostanziali sul fronte del risultato finale. In 3 casi vi è stato un peggioramento: il Pescara ha perso contro Recanatese e Torres e il ritorno contro la Juve, partite che pareggiava o vinceva all'intervallo. In 2 casi il risultato è migliorato: contro Sestri e Spal, partite con il segno X alla fine del primo tempo, vinte alla fine. Per comprendere meglio il quadro bisogna considerare che la seconda squadra in termini di cambi al primo della ripresa è il Rimini, con 18 sostituzioni operate in 10 partite, media simile a quella di Zeman ma numeri inferiori in valore assoluto. Più lontane, ma in doppia cifra, Perugia e Recanatese, 14, Sestri Levante, 13, Arezzo, 11, a quota 10 la Vispesaro e le prime della classe, Cesena e Torres. Curioso come Greco abbia concentrato i 10 cambi in sole 5 gare. Le squadre che hanno cambiato di meno sono Pontedera, Pineto e Ancona con 5 e la Fermana con 2. Circa i cambi di Zeman, tutti ruolo per ruolo, 11 hanno interessato l'attacco, 10 il centrocampo, 3 la difesa. Tornando al dato principale, questo sembra essere un ulteriore indicatore delle difficoltà che sta avendo Zeman nel trovare la quadra, che ha come effetto una gestione dei cambi in molti casi difficilmente comprensibile, come se un provvedimento immediato potesse aiutare a trovare quelle coordinate di gioco che il Boemo non vede. La sostituzione all'intervallo molto spesso sa di bocciatura per un calciatore se non ha problemi fisici. Cuppone, che è anche il miglior realizzatore stagionale, è rimasto 4 volte negli spogliatoi. È successo una volta anche a Tomassini, nell'unica gara da titolare dove ha segnato. Tutti questi cambi repentini forse hanno l'effetto anche di disorientare i calciatori. Nell'immaginario collettivo, Zeman è un allenatore che trova il suo 11 e lo cavalca. Ora non è così. Lo scorso anno è arrivato e ha fatto scelte risolute. Ha lanciato Mesic e Delle Monache, ha dato il centrocampo a Palmiero, ha rimesso dentro Lescano, ha tolto la titolarità a Mora e Cuppone. Mosse decise che hanno pagato e di cui forse questo Pescara ha bisogno, con ancora più accuratezza, quando il mercato di gennaio si sarà chiuso.